Sì, buon pomeriggio Milo, buon pomeriggio a tutti. Siamo qui nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Reggio Emilia e alle 15 dovrebbe riprendere l'udienza. È cominciata questa mattina alle 9.30, come vedete a porte aperte, nel senso ci sono moltissimi giornalisti e si sta popolando degli avvocati e a breve ovviamente arriveranno anche gli imputati quando rinizierà l'udienza. Perché è stata interrotta? Perché è stato richiesto, il rinvio è stato richiesto dall'avvocato dello zio, sì, Danish Asnain, perché non tutte, diciamo c'è stata una richiesta da parte di tra associazioni, di richiesta di costituirsi parti civili. Non tutte erano state visionate. Va bene, diciamo motivi procedurali. Quindi, esatto. Va bene. Motivi procedurali, e quindi è stata accolta però con un rinvio ad ora, quindi alle 15 si dovrebbe ripartire. Perfetto. La posizione soprattutto del cugino Danish, che è quello che è sempre stato a questo punto erroneamente, perché si professa del tutto innocente, mentre era stato ritenuto fosse addirittura l'esecutore materiale dell'omicidio di Saman. Qual è la sua linea difensiva? Allora, lui sostiene di aver, l'ha anche detto in un verbale che però l'avvocato insomma sta verificando se può essere accolto o no, comunque lui ha detto di non essere lui l'esecutore materiale, ma di aver contribuito all'occultamento del corpo. Ricordiamo che lo zio Danish è proprio lui che rivela il luogo in cui si trovava il corpo di Saman, che è stato ritrovato, pensate, dopo ben un anno e mezzo dalla sua scomparsa. E quindi dunque lui dice non sono stato io, diciamo che l'ipotesi degli investigatori si basa su sulla testimonianza fondamentale resa dal fratello minore di Saman, che a breve sarà maggiorenne il 25 febbraio. E ecco, adesso si stanno chiudendo le porte, quindi anche noi abbassiamo un po' il volume della voce, quindi a breve si partirà a Milo. Ecco, stavo dicendo che però l'ipotesi, diciamo, di accusa, sì, nei confronti del cugino si basa sulle dichiarazioni del fratellino, no? Del fratello di questa povera ragazza che comunque... Non sento più l'audio di Olga, sta parlando? Adesso mi senti? Adesso ti sento, sì. Mi sentite? Ti sentivamo più, okay. Sì. Sì, esatto. È stato proprio il fratellino che ha detto è lui, lo zio Danish, l'esecutore materiale del delitto. Lo zio Danish si è difeso, ha detto no, non sono io. E dunque questa ipotesi è da verificare. L'avvocato ha detto io ho verificato che non è molto attendibile la testimonianza resa dal fratello perché si contraddice in alcuni punti ed effettivamente lui la rende più volte. È stata poi, diciamo, resa definitivamente con la formula dell'incidente probatorio. Però insomma ci sono dei punti poco chiari. Soprattutto lui sostiene che lo zio Danish abbia dormito con lui nella notte e l'avvocato Cataliotti dice ma io non ho visto, ho visto 7 ore di telecamera e non ho visto entrare in casa lo zio Danish, l'ho visto entrare poi la mattina successiva. È anche vero, a onor del vero che va detto, che tra le 2 e le 4 non abbiamo le immagini delle telecamere di fronte alla casa di Saman, quindi insomma è tutto da verificare, è tutto da appunto dibattere come si è cominciato oggi. Vabbè, e proprio certo. A breve certo, il processo diciamo inizia oggi, giro, quindi esatto. inizia oggi, si confronteranno, è tutto da verificare, essendo un processo si confronteranno oggi accusa e